25 ottobre 2019. Intelligenza artificiale Huawei. La Cina intende dominare la via della seta sul 5G con meccanismi, robotica e droni utilizzando un cervello digitale di intelligenza artificiale, afferma l'Organizzazione dell'Intelligenza Artificiale. L'umanità può essere schiavizzata dallo Stato autoritario cinese di sorveglianza dell'intelligenza artificiale tramite droni, robotica e programmazione sociale biodigitale, afferma sempre l'Organizzazione dell'Intelligenza Artificiale. Era il 25 ottobre 2019. Sono passati più di 4 anni. Vi hanno distratti con le plan de mie, vi hanno distratti con le guè, RRE, e mentre il popolo italiano il 5 aprile scorso possedeva 46,5 milioni di smartphone, si può vedere che il 6 novembre scorso 50,6 milioni sono gli smartphone usati in Italia. Risultato: abbiamo quasi tutti fra le mani un sacco di armi. E vi spiego perché quando dico di spegnere tutto, anche questo canale. Nell'ultimo periodo Google ha continuato a raccogliere la maggior parte dei dati a livello mondiale. Esistono codici di intelligenza artificiale e algoritmi dell'intelligenza artificiale che estraggono informazioni da internet, video, articoli, conduttori e relatori, addirittura le vostre biometrie dai sensori che sono accanto a voi. Basta che siate connessi con i vostri smartphone. I vostri smartphone rilevano i dati della vostra salute, addirittura i vostri cicli mestruali, i battiti cardiaci, perfino i vostri ricettori della pelle sul vostro corpo. Sono in grado di rilevarli e scannerizzarli. In realtà sono collegati alla vostra rete neurale attraverso molteplici vie tecnologiche che sono interconnesse con il sistema internet di Google, degli operatori di telefonia mobile e alcuni meccanismi che si trovano nei vostri smartphone, perché i vostri smartphone in realtà sono delle armi progettate dai militari, da entità come DARPA, sono militari. Per le vostre libere ricerche e gli approfondimenti usate il prezioso indice alfabetico, con migliaia e migliaia di voci. Si accede anche alle playlist degli argomenti che interessano o che sono stati messi al bando dal regime. Oltre a questo canale c'è anche il secondo canale YouTube. Il libro di risveglio in bianco e nero è sempre a disposizione. E attualmente collaboro con Canal 104 Plus Telegram. E, ma solo se vi va, è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Grazie, Dino.